governo durerà perché M5S ha ribadito il divieto di secondo mandato. Lor signori non torneranno mai in centinaia e centinaia in Parlamento, né alla Camera né al Senato. Lo dico con affetto, molti sono giovani, hanno comprato casa, hanno il mutuo da pagare. È evidente che sul divieto di secondo mandato si gioca la vera partita, per cui Salvini è lui che li tiene tutti per i capelli. Dopodiché c'è qualcuno coraggioso che immediatamente viene espulso. Allora, il problema vero, io che sono una grande appassionata di Costituzione, dico che anche su questo Di Pietro mi può essere di supporto, finalmente mettere mano all'articolo 49 della Costituzione. Non è pensabile non regolamentare la democrazia interna ai partiti, perché se i partiti sono comunque i luoghi nei quali cresce una classe dirigente di un paese, che non viene scelta con un click sulla Casaleggio Associati, dove sappiamo è successo di tutto di più, ma alcune persone ci arrivano con il voto popolare. Anche il garante della privacy ha detto che il vostro motore di ricerca non funziona. Detto questo, il punto vero è... Non è esattamente, c'è un motore di ricerca, però voglio dire... Va bene, chiamatelo come volete. Appassionata a parlare del Movimento 5 Stelle. Lei ha il divieto di secondo mandato, io no, quindi la questione è vostra. Ma lei può stare in politica 40 anni, infatti. Noi siamo tutti quanti persone scelte per le nostre capacità. Voi purtroppo siete lì perché per tanti motivi... Tutti proprio siete... Io parlo di me, ho un lavoro, so quello che faccio, sono in Parlamento come tanti. E questa legge elettorale diciamo che ha aiutato molto. Abbiamo in qualche modo messo dei semi che sono diventati. Ma lei sta dicendo che quindi chiede il Movimento 5 Stelle non ha un lavoro? Lei ha una legge che porta il suo nome, io sì. Non rosicate fino a questo punto. Ma cosa stai dicendo? Io ho dato libertà. Lei si diverte perché anziché parlare del PD parla del Movimento 5 Stelle. Ma scusi, ha superato di 5 punti. State al 17, eravate il primo partito. Non le consiglierei di alzare così l'asticella, perché il Partito Democratico siete finiti. Quando ormai si dividerà ancora il Partito Democratico, guardi, ne riparleremo. Il Partito Democratico da quando c'è Zingaretti non è più diviso. Ne riparliamo tra un po'. Allora tra poco rientriamo perché